tutti resterà il capitano Tommasi di Don Matteo, ma Simone Montedoro è molto di più e siamo sicuri che l'esperienza che si appresta a vivere a Ballando con le Stelle 2017 lo metterà ancora più in luce. Classe 1973, l'attore romano ha iniziato la sua carriera come attore per i fotoromanzi, ha fatto tanto teatro e qualche pubblicità prima di arrivare ad essere uno dei volti più amati delle fiction italiane. Prima piccoli ruoli in Un medico in famiglia, Distretto di polizia e Il commissario Montalbano, poi ha ottenuto parti da protagonista nell'Isola sotto copertura, ovviamente anche Don Matteo. Appassionato di sport, Simone Montedoro pratica il pugilato e da anni vive con Lara Carnevale, da cui nel 2014 ha avuto uno splendido maschietto. La sua attuale compagna pratica atletica leggera, ma Simone Montedoro, amatissimo dalle spettatrici italiane, prima di conoscere Lara ha avuto diversi flirt degni di nota e finiti sui giornali di cronaca rosa. Nel 2012, per esempio, venne paparazzato in compagnia di Manuela Arcuri, ma l'idillio durò poco e la conturbante attrice preferì rompere per fidanzarsi con l'imprenditore Antonello Ietti. Tra le curiosità che forse ancora non conoscete su Simone Montedoro, riportiamo la notizia che nel 2004 all'attore venne diagnosticato il linfoma di Hodgkin, che colpisce le vie linfatiche ma è riuscito a sconfiggerlo. Noi gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo in attesa di vederlo con Papillon e scarpette sul palco di Ballando con le Stelle 2017.